Siamo arrivati al dunque. Adesso apriamo Quick e andiamo a dare un'occhiata come i dati GPS e i dati inerziali della GoPro che vengono registrati all'interno dei file se attiviamo l'opzione GPS su GoPro, come possiamo trasferirli all'interno dei nostri video tramite Quick. Allora, apriamo il nostro Quick, seguitemi Quick, questo lo chiudiamo, eccoci qua. Questa è la schermata di Quick. Supponiamo che abbiamo già fatto un video, non utilizzeremo il video che sto usando adesso, ma il video che ho fatto l'altro giorno in automobile. È semplicissimo come funzionamento e anche abbastanza intuitivo. Quick vi permette di fare montaggi velocissimi, ma di questo magari ne parleremo un altro giorno facendo un tutorial più approfondito solo ed esclusivamente su Quick. Oggi mi interessa semplicemente mostrarvi come estrapolare i dati telemetrici da qui e portarli qui nel nostro computer tramite Quick. Dunque, siamo qui, abbiamo andiamo un pochino, file multimediali e abbiamo recenti e modifiche. Prima di tutto il consiglio che vi do io Quick non lo uso mai perché utilizzo o GoPro Studio o Final Cut Pro X per montare, quindi questo lo utilizzo solo ed esclusivamente per tirare fuori i dati inerziali e i dati GPS direttamente dalla GoPro. Vado sulle impostazioni qua in alto a destra a fianco al vostro nome e qui sotto vado a cercare questa cosa qui, statistiche attività. Ovviamente se non avete installato il nuovo Quick, l'ultima versione, non avrete questo interruttore, credo. Quindi statistiche attività mostra, lo accendiamo, mostra le statistiche dell'attività sui tuoi video per impostazione predefinita, per far vedere a tutti quanto sei andato veloce, lontano o in alto. Quindi dati inerziali, come dicevamo prima, e dati GPS. Non si chiama telemetria, così mi hanno specificato, me l'ha specificato un amico ingegnere che saluto, ciao Andrea, quindi non parliamo di telemetria, parliamo di dati inerziali e di dati GPS, che è meglio. Come vuoi mostrare le unità di misura per le statistiche delle attività britanniche o metriche? A noi ci piacciono metriche, quindi ce ne ritorniamo ai contenuti. E ci troviamo qui davanti con la scelta di che cosa andare ad importare. Per importare andiamo a fare aggiungi contenuto. Quindi aggiungo cartella. Me ne vado nei miei filmati. Progetti. Test Hero 5. Copia. Apri. State attenti perché se cancellate da Quick vi cancella tutto anche dal computer direttamente, quindi state in occhio che se fate elimina anche dall'altra parte, salvateveli da un'altra parte i file. Quindi ho aggiunto la mia cartella copia, salvo e mi vado a vedere i vari file che sono all'interno della cartella. Ovviamente alcuni sono già con i dati inerziali perché è quello che avevamo, che ho postato su Facebook e su YouTube l'altro giorno, che potete vedere qui. Se non li avete visti è perché non siete ancora iscritti al mio canale, quindi iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate mi piace sulla mia pagina Facebook. E andiamo a prendere il nostro file, andiamo su quello di giorno, da 4 minuti e 29. Clicco sul file selezionato e potrei avere più impostazioni della serie. Posso andare a fare apri modalità crea e andrei a creare il mio file, ve lo faccio vedere. Apro in modalità crea, lui mi dice aggiungere video, me lo sta aggiungendo e questo è il riquadro di Quick, diciamo la schermata di Quick, dove io posso andare a decidere dove impostare gli highlights, dove impostare la musica, ma vedete che non c'è la telemetria, quindi ho sbagliato qualcosa? Assolutamente no, devo semplicemente ritornare in visualizza, non me ne frega nulla di salvare questo progetto. Riprendo la mia clippina e faccio un doppio clic, 1, 2, e mi entra in una schermata completamente nuova con già i dati inerziali inseriti sullo schermo. Vado un po' più avanti perché qui l'inizio del video è proprio con una facciona antipatica. Ok,
e possiamo inserire questi dati del video. Vedete che quando faccio un passo indietro, se noi non avessimo flaggato sulle impostazioni, non avremo quell'impostazione predefinita e dovremo andare qui sotto su correggi misure per andare ad attivarle. Vedete che se io vado qui su correggi misure, in quel caso, se non avessimo flaggato l'interruttore, avremo tutti gli interruttori spenti in questa maniera. Avendoli spenti in questa maniera, ovviamente il video compare, ma senza i dati inerziali e GPS. Quindi possiamo scegliere, che cosa possiamo scegliere di inserire all'interno del nostro video? Possiamo scegliere di inserire logo GoPro in alto a destra, info cluster, indicatore velocità, percorso GPS, tachimetro e forza di gravità. Sono, li mettiamo tutti noi in questo caso, quindi abbiamo il nostro tachimetro, l'info cluster, che cosa sarà mai? Vediamo se lo togliamo e scopriamo che cos'era. Allora, info cluster era qui, c'era qualcosa qui che diceva, vediamo che cosa ci diceva. La distanza, l'altitudine, la differenza di elevazione e l'orario in cui abbiamo fatto tutto quanto. Vedete che se passo sopra alle varie informazioni me le rende praticamente cliccabili. Infatti si può cliccare sopra e andare a fare un resize, quindi andare a modificare la grandezza desiderata delle nostre iconette. Quindi anche qui possiamo andare ad ingrandire, a rimpicciolire, il logo GoPro idem con patate e via dicendo. È semplicissimo e anche abbastanza intuitivo, molto veloce perché fa tutto lui, voi non avete fatto nulla, è tutto integrato a schermo. Una volta che abbiamo finalmente fatto questo, che cosa facciamo? Alcuni di voi, non mi ricordo adesso, non mi sono appuntato il nome della persona che me l'aveva fatto notare, fa condividi e si trova in questa maledetta e odiosissima situazione. Condividi con Facebook o con YouTube? No, io lo voglio modificare ancora, voglio portarmelo su Final Cut o magari voglio portarmelo su GoPro Studio, voglio tagliarlo, voglio farci dei lavori, metterci dell'audio sotto. Quindi noi facciamo annulla e non andiamo a fare successivo per andare ad esportarlo. Semplicemente andiamo a creare una clip, perché non dimentichiamoci che questi fantastici pulsantini, sono quattro, ci permettono di correggere le misure, come avevamo detto prima, quindi di mettere a posto le nostre disponibilità sul logo GoPro, InfoCluster e via dicendo. Ci permettono di estrarre ed estrapolare una foto, ci permettono di ruotare il video di 90 gradi, ma ci permettono anche di creare una clip. Quindi io faccio crea una clip e voilà, questa me la tiro tutta perché la voglio dall'inizio, la mia clip, quindi i miei markin e markout, scusatemi, i miei markin e markout li voglio dall'inizio alla fine e ci spostiamo sulla scritta salva qui in basso a destra, facciamo salva. Salva un nuovo clip, gli diamo un nome, quindi test clip GPS e diamo salva. Ok, ci ha messo circa 8 minuti più o meno. È un video da 4 minuti e mezzo in full HD a 60 frame, a 50 frame al secondo, quindi comunque un video classico che potreste andare a fare anche voi. Ed ecco quello che è successo. Vediamo a schermo cosa siamo andati a creare. Test clip GPS MP4. Io vado a farlo partire. Eccoci qua, oggi ci togliamo i dubbi. Tiro giù il volume. E come potete ben notare abbiamo tutte le nostre funzionalità attivate a schermo e questo file che abbiamo creato possiamo effettivamente andare a prenderlo e a portarcelo su qualsiasi dei nostri editor per fare videoproduzione. Quindi possiamo portarcelo su Final Cut, su Premiere, su GoPro Studio e lavorare il file come abbiamo deciso di trasportarlo, tagliarlo, copiarlo, incollarlo, eccetera, eccetera, eccetera. È stato un tutorialino,
vi saluto. Un saluto a tutti, baci, abbracci, ciao, alla prossima!